parlando della Prima Guerra Mondiale, non si può non fare una riflessione, per esempio, sui soldati giovani, sul fatto che la guerra è stata essenzialmente combattuta da quelle classi che non avevano cittadinanza politica, perché in quel momento il diritto di voto era particolarmente ristretto, per cui gli uomini che sono andati al fronte non hanno deciso di andare al fronte, così come i ragazzi che sono andati a morire non hanno deciso di combattere quella guerra. Quindi le circostanze del calendario della storia servono appunto a mettere l'attenzione su questi momenti e in modo critico su questi momenti che sono dei momenti cruciali della storia di un paese. E l'azione di Regione Lombardia è stata essenzialmente finalizzata per celebrare adeguatamente questo centenario della Prima Guerra Mondiale, è stata finalizzata a recuperare la sentieristica, a cominciare dalla sentieristica dello Stelvio, ma anche la sentieristica, per esempio, su Altonale piuttosto che in Adamello. È stata finalizzata a interpretare in modo nuovo la fruizione di questi paesaggi, che sono dei paesaggi che appunto si discostano da noi c'è di 100 anni, perché lì è stata combattuta la Prima Guerra Mondiale, ma noi adesso lì ci possiamo andare con le nuove tecnologie e possiamo per esempio fare a meno della cartellonistica, perché abbiamo delle app che possiamo utilizzare sui nostri smartphone e avere tutte le informazioni storiche relative al luogo piuttosto che alla trincea, eccetera. Sicuramente è stato fatto molto sul terreno della sentieristica, come dicevo prima, sul terreno della ristrutturazione del Forte Montecchio, che è un esempio unico dal punto di vista bellico-militare. Molto è stato fatto, però molto si dovrà fare. Io da storico, più che da politico, sottolineo il fatto che mi piacerebbe che si sviluppassero dei momenti di riflessione aggiuntiva. In fondo non vorrei che su questo centenario cadesse una coltre, un candido mantello per cui tutto viene seppellito nel politicamente corretto. Mi piacerebbe che ci siano delle rivisitazioni critiche, dei ripensamenti critici, e allora facciamolo fino in fondo, a cominciare da venerdì 12 ottobre a Colico, convegno dal quale personalmente, come assessore alla cultura stavolta, mi aspetto davvero molto.